responsabilità medica tra novità legislative e diritto giurisprudenziale, tema di stringente attualità al centro del convegno organizzato dall'ABIDASA, Associazione Avvocati delle Vittime di Danno alla Salute da Responsabilità Medica, socio fondatore l'avvocato Edno Gargano, associazione che appunto si occupa di questo settore specifico stando dalla parte del paziente danneggiato ma non contro il medico. All'iniziativa, svoltasi nell'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, hanno partecipato figure di spicco nel campo giuridico e medico legale con l'obiettivo di esplorare e nel contempo approfondire i più recenti sviluppi in materia di responsabilità medica, analizzando casi pratici e novità legislative. Il presidente di ABIDASA, Giovanni Spinosa. Se da un lato esiste una centralità di pensiero e di struttura costituita dalle assicurazioni e dalle strutture sanitarie, dall'altra il danneggiato è sostanzialmente una persona singola, è un individuo singolo, e l'ABIDASA è un'associazione che intende offrire a questa polverizzazione di persone che sono o si ritengono danneggiati dalla malasanità una opportunità di avere un pensiero omogeneo, un pensiero consapevole su un argomento così particolare. Ci sono anche soprattutto delle novità legislative. Le novità, questo è un settore in tumultuoso sviluppo dal punto di vista legislativo, e il vero problema è lo sviluppo legislativo e poi l'interpretazione della norma, perché riuscire a costruire una giurisdizione unitaria, una giurisdizione il più conforme possibile, che consenta agli uni e agli altri di sapere cosa possono aspettarsi da un giudizio, è un dato essenziale. Avvocato Gargano, questo è un momento di confronto, no? Definiamolo così, per dare delle risposte importanti sull'argomento. Assolutamente, per noi è anche una mission quella di cercare, come diceva il dottor Spinosa prima, un'uniformità di vedute da parte dei tribunali in modo da garantire ai pazienti anche delle certezze su quantomeno quelle che sono le leggi da rispettare e gli eventuali e potenziali risarcimenti da ricevere. Quanto è difficile arrivare all'uniformità, e mi sembra proprio l'argomento fondante, no? di questo convegno, se vogliamo. È difficile, ma noi appunto ci battiamo quotidianamente, perché solo con l'uniformità che poi si riesce ad avere anche la certezza nelle norme e la certezza in quelle che poi sono le sentenze all'interno dei tribunali.